di mano, gioco di ballerino. Impariamo bene ad usare la testa e le mani. Per ballare meglio l'hip hop, ricordatevi sempre di fare il riscaldamento. Testa. A sinistra. Spalla destra. Spalla sinistra. Apriamo un po' le gambe, andiamo giù. Tiriamo bene la schiena. La distendiamo e ritorniamo su. Bene, adesso cominciamo a danzare. Nell'hip hop bisogna saper usare bene le mani. Vediamo come. Il tapping è un semplice gioco di mani. Andiamolo a vedere al rallenti. Tatting arriva direttamente dalla patria dell'hip hop, cioè New York City, ed è uno stile che ancora pochi conoscono, ma noi oggi cerchiamo di impararlo. Partiamo con le gambe chiuse. Apro gamba destra, porto le braccia in avanti. Ricordatevi sempre che questi sono dei movimenti secchi. Mani in dentro, si piegano a 90 gradi. Piego i gomiti. Ora porto il braccio destro su e contemporaneamente piego la gamba destra e ritorno, stendo il braccio e poi il sinistro. Ripetiamo, gamba destra apro, braccia in dentro, si piegano i gomiti, braccio su, gamba in dentro, ritorno, destra, sinistra e chiudo. Ultima volta insieme, braccia, piego, gomiti, braccia su, gamba in dentro, torno, destra, sinistra. E 5, 6, 7, 8. E adesso, coreografia. Difficile, ma non lo è, rivediamola insieme. Partiamo da una posizione gambe aperte. Alzo gamba sinistra e il braccio va avanti. Destra, mettiamo il nostro tatting, mani in dentro, spezzo, apro e richiudo. Di nuovo, alzo sinistra, destra, tatting, apro destra, sinistra e chiudo. Ultima volta. 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. Ancora più veloce con la musica. La lezione è finita? Chi l'ha detto? Balla lì! Ciao ragazzi! Kate e Laura entrarono la notte nella stanza. All'improvviso la porta si chiuse a chiave con un tonfo. Si spense la luce e si accese una candela. Poi si spense la candela e Laura sparì.
verso sinistra e di nuovo verso il centro.